Borrozzino Moto, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. Baccaro Elettroimpianti, accendi la tua luce. Prima, via Orazio 73, Napoli. Veneroso Gomme Moto è a Napoli, in via Piedigrotta 2122. Ed eccoci qua, benvenuti a tutti, ciao da parte mia e benvenuti a Star Bikers, appuntamento numero 433 con il nostro e il vostro settimanale dedicato al mondo del motociclismo in Campania. Allora, noi vi parliamo da Napoli, Piazza Vittoria, alle nostre spalle si sta svolgendo in questo fine settimana, primo e 2 giugno, molto freddo e incerto, la tappa napoletana dell'Urban Tour, BMW Motorrad Urban Tour. Ve ne abbiamo parlato in queste nelle settimane precedenti. Oggi tutti gli utenti napoletani stanno provando la serie C, i Maxi Scooter C600 Sport, C650 GT, che dal 2012, quando sono arrivati ad oggi, hanno riscosso veramente un grande successo, tant'è che BMW ha dato la possibilità ancora agli utenti italiani di provare questi fantastici scooter in queste tappe dell'Urban Tour, che appunto danno la possibilità a tutti di toccare con mano quello che è un prodotto che noi personalmente abbiamo provato. Infatti vedrete i nostri test sul nostro sito internet sabagas.it, e devo dire insomma che sicuramente BMW è arrivato in questo segmento con un contenuto altissimo, sia tecnico, stilistico e ovviamente anche di affidabilità, che contraddistingue questo marchio. È una giornata, come detto, un po' fredda, siamo ancora insomma con abiti invernali. Purtroppo la primavera, penso che a questo punto non arriverà, ci sarà direttamente l'estate, penso a questo punto, perché insomma il clima è quello che è, ci sta accompagnando veramente fino alla fine con queste caratteristiche insomma invernali che ci stavano facendo anche ammalare. Infatti oggi io personalmente sono qui con un bel raffreddore di quelli belli massicci. Tra l'altro l'Urban Tour dà la possibilità anche di provare la gamma auto, infatti ci sono diversi modelli di BMW auto, test drive, e molti napoletani si sono avvicinati ovviamente anche incuriositi dalle auto che sono state messe in prova qui oggi da BMW Italia. Allora, noi adesso parliamo di altro, perché da qui poi vi lanceremo una serie di servizi. Una sorta di controllo di trazione, in realtà non è un controllo di trazione, ma ci sono dei sensori che sentono lo sbacchettamento della catena. Perché io davo proprio per scontato che gli scooter ti aiutano, no? Invece proprio ho sentito che è pattinato via. Parte finché a un certo punto toglie. Lì è patinato, per fortuna, esatto, ha raddrizzato e quindi non ha tagliato. Sì, un attimino. Però sì, poi tu magari l'hai assecondato anche di gas. Sì. Mentre proprio il controllo di trazione fa sì che lo sbacchettamento della catena tramite sensori rileva prima lo sbacchettamento della catena e quindi taglia, o se no la differenza di velocità fra le due ruote. Anche nel traffico è divertentissimo e non sembra di avere un no, poi con l'ABS è una sicurezza in più, cioè tu in qualsiasi condizione tu ti attacchi i freni e lui modula, quindi non devi farti prendere dal panico, cosa che con un altro ti attacchi i freni e ti strai, mentre con questo, con l'ABS, permette di non cadere. L'unica cosa, infatti, mi interessavano proprio i consumi, perché nel traffico di Napoli, che siamo parecchio indisciplinati, il massimo del consumo lo fai proprio a con gli strappettini, no? A fare lo zigzag, e quindi 17 come minimo. 17 lo fai sempre, fino ad arrivare a un massimo di 25 nell'utilizzo ottimale, cioè senza strappi, velocità costante, in autostrada a 100 all'ora arrivi a fare... L'ultima cosa, perché poi ti dico, come maneggevolezza proprio non sembra neanche di averlo un maxi scooter addosso, poi consumo interessante. No, comunque è veramente un maxi
senza escludere, ben fatto. Comodo soprattutto per mia moglie, perché diciamo che questa scelta del maxi scooter è dovuta anche un pochettino anche a lei. E l'abbiamo provato, maneggevole, infatti dall'aspetto non sembra tanto, cioè molto grande, invece poi guidandolo è veramente molto maneggevole, veloce, ben fatto, la ciclistica apposta anche qui a Napoli, che l'estate non so, no? Tanto per la quale. Veramente un bel scooter. Allora com'è? Bellissimo. Aiuto? Ah, molto molto, mantiene bene, ma in curva va benissimo, mantiene bene la curva, non si sente un fosso, che a Napoli è fondamentale con i fossi che ci sono. Veramente un bello scooter. Com'è? Ottimo, veramente confortevole, perfetto. Ti ha colpito? La maneggevolezza, sinceramente sì, veramente molto maneggevole, confortevole, incredibile. Lo comprerei già adesso. Sabato paghi tu? Cioè lui che lavora in banca, che finanzia, è lì, guarda. C'è il nostro finanziatore, no, ragazzi, uno spettacolo. Complimenti alla BMW perché è qualcosa di eccezionale. Cioè io pensavo che uno scooter del genere, cioè, fosse difficile da portare in città, invece no, è facilissimo. Complimenti alla BMW. Se ci vuoi fare un gentile omaggio, Dora Ciampaglia sempre a disposizione. Sì, davvero comoda. Io non sono un amante dei motori, però questa moto è spettacolare. Davvero comoda, bella, è leggera. Cioè non senti niente, sì, tranquillamente affronterei un viaggio. E questi erano un po' i commenti ripresi a caldo degli utenti napoletani che hanno provato gli scooter BMW C600 Sport e C650 GT. Avete capito che siamo qui tutta la puntata ospiti di BMW Motorrad Italia, che sta svolgendo la tappa dell'Urban Tour napoletana. Ci saranno altre due tappe, poi penso che si chiuderà il ciclo Urban Tour e magari l'appuntamento sarà rinviato al prossimo autunno, sicuramente, come è stato anche l'anno scorso. E adesso vediamo un altro servizio. E allora, siamo ancora qui, vi ricordo, a Napoli, Piazza Vittoria, alle nostre spalle si sta svolgendo il BMW Motorrad Urban Tour. In prova ci sono gli scooter serie C, 600 Sport e C650 GT, anche le auto, diversi modelli della casa bavarese. E noi però adesso ce ne vedremo un altro servizio, parliamo un po' di pista, anche se la pista in questo momento, insomma, è vissuta un po' con difficoltà, ovviamente non ci sono più tutti gli utenti che c'erano fino a qualche anno fa, però. Ed eccoci qua, è per l'ultimo blocco di Starbike, siamo alle battute finali. Abbiamo trascorso questa puntata qui a Napoli in compagnia degli amici di BMW Italia, che hanno svolto la tappa napoletana dell'Urban Tour, che ha messo a disposizione per gli utenti napoletani gli scooter serie C, 600 Sport e 650 GT e anche alcuni modelli auto. Allora, prima di lasciarvi voglio darvi un po' di appuntamenti, perché sapete che lo facciamo anche sul sito, basta andare su starbikes.it e scoprire quali sono i prossimi eventi che si svolgono in Campania da vivere in motocicletta. Innanzitutto c'è il raduno l'8-9 giugno, quindi questo fine settimana, Santa Maria Capovetere, che festeggia 81 anni della nascita di questo glorioso motoclub, quindi non perdete questo appuntamento della due giorni a Santa Maria Capovetere in provincia di Caserta. Noi personalmente saremo domenica impegnati nel campionato regionale di Enduro, saremo a San Potito Sannitico, posto meraviglioso, sempre in provincia di Caserta, quindi se qualcuno vi va, insomma, se vi va di venirci a vedere, farvi quattro risate, perché insomma, sapete, delle nostre performance non sono proprio il massimo, e saremo a San Potito Sannitico, quindi il 9 giugno. Poi ci sarà il fine settimana successivo, 15-16 giugno, tantissimi eventi. Ci sarà innanzitutto il freestyle motocross a Caserta nello stadio comunale con Andrea Cavina, questo asso del freestyle italiano. Poi il 16 c'è il motorride in costiera amalfitana, il Valle delle
Ferriere, organizzato dai motoclub I Solidali, e poi ci sarà anche a Foggia la seconda tappa dell'Italian Trophy Cup, per chi magari è appassionato di velocità, vuole venirsi a vedere gare di supermoto, di scooter, di pit bike e di mini GP, perché a Foggia saremo insieme agli amici della MVR Racing Team per questa seconda tappa. Beh, abbiamo detto tutto in sintesi anche su quello che ci saranno nelle prossime settimane. Io vi saluto, vi do appuntamento la settimana prossima, e sarà Star Bikes numero 434. Ciao.